Hai sentito dire che certi criminali che ascoltavano un dramma recitato da altri criminali sono rimasti colpiti fino in profondo all'anima dall'arte astuta da rappresentazione e subito hanno confessato i loro peccati, i loro fangati, perché l'assassino parla pure senza avere la lingua, attraverso una bocca miracolosa. Quando abbiamo iniziato a fare il laboratorio non sapevo cosa aspettarmi. Perché quando l'università mi hanno proposto questo studio su teatro, cinema, nel carcere di Rebibbia, e io ho pensato, la parola teatro sì, Rebibbia è una fermata della metropolitana, però carcere non la conoscevo. Poi mi sono detta, sono nata in una terra vittima di tanti pregiudizi, perché devo essere io la prima ad averne così tanti? Devo andare, entrare lì dentro e capirci qualcosa. Non riesco a raccontarti niente in due parole. Troppa roba, emozioni, scoperte di cose di me che non sapevo. Poi vengono 20 persone, salgono sul palcoscenico. Quindi ho chiesto Miriam. Miriam, chi sono questi attori? Miriam mi ha detto, detenuti, Yaya. Cosa vuoi sapere? Magari il tuo pensiero sul teatro. Allora, il mio pensiero sul teatro, fatta Rebibbia, il teatro è qualcosa che ti può aiutare a pensare. Io sono in carcere da tanto tempo e sono stato arrestato perché avevo soltanto la seconda elementare. L'anno prossimo, a ottobre, io mi laureo in giurisprudenza e oggi mi ritengo un uomo di legge. All'alba mi sento morire perché è come se mi uccidessero. Nel tramonto incomincio ad avere le mie sofferenze, le mie pene, perché risale tutto. Ora vorrei pregare, vorrei cercare perdono. Io condanno un personaggio perché ordisce a suo piacimento, tradimento, omicidi e tant'altro. E poi io in realtà nella vita gli ho fatto tutto questo. Li ho incontrati. Ho visto la sincerità sulla scena. Anime tragiche. E poi entusiaste, si impadroniscono di te e si offrono. Uomini misteriosi, affilati, forse cattivi, in un luogo cattivo. Qui si odora la contraddizione, la verezza, il fascino dell'arte. Non importa da dove vieni, chi sei, che hai fatto di giusto o sbagliato. Sento fortissimo i diritti dell'uomo nell'arte.